Diciamo che io ogni anno cerco di sperimentare, di fare un incontro con figure anche diverse rispetto al medico, al biologo o all'agronomo degli anni scorsi. Quindi quest'anno, non so, mi è venuta l'idea così, parlando con una mia amica archeologa, Giovanna Greco, dice perché non facciamo qualche cosa che interessa l'alimentazione anche dal punto di vista dell'antichità. Quindi siamo partiti dal periodo greco-romano. Quindi partendo da Velia, che è la nostra realtà più vicina, ma anche quella che dovrebbe essere il motore del territorio. Qual è il legame appunto tra Ansel Keys e questa archeologia, questa antichità greco-romana? Ma diciamo che Ansel Keys, nella sua biblioteca, che abbiamo anche qui, che ho custodito quando lui è andato via e che lui ha donato al comune di Pollica, c'erano molti testi di viaggi, ma soprattutto testi archeologici e di storia dell'arte. Quindi diciamo, lui era una persona molto eclettica, che spaziava su molti campi. E quindi penso, e soprattutto perché lui i primi studi li ha fatti anche a Creta, prima di Pioppi. Quindi è legato al mondo antico, è legato ad Elea, tant'è vero che Minelea deriva da Minneapolis, che è la sua città, ed Elea che lui guardava ogni giorno dal suo terrazzo di casa.